ultramoderno. Another message. È un altro messaggio. Is God justified? Dio è giustificato? Is the Lord justified to give this conversation to the church of this age? E il Signore è giustificato di dare questa conversazione alla chiesa di questo tempo? Yes, indeed. Sì, è vero. Why? Perché? Because today it is true. Perché oggi è vero. When you look at the church in Europe, quando guardiamo la chiesa in Europa, and you see the practice at the pulpit, e si vede la pratica al pulpito, you can see that number one, they are preaching another gospel. Punto numero uno, si può vedere che stanno predicando un altro Vangelo. They are preaching a more convenient gospel. Convenient. Stanno predicando un Vangelo più convenevole, più conveniente. Let me just handle the justification before we go to Revelation 14. Lasciatemi toccare la giustificazione prima di arrivare in Apocalisse 14. Before we go to scripture. Prima di andare in scrittura. What God is saying. Ciò che Dio sta dicendo. When you look at the church in Italy, quando egli guarda la chiesa in Italia and the church in Europe, e la chiesa in Europa, you can see that the message has now changed from the original message of the cross and the blood and repentance and holiness to a sweeter message. Si può vedere che il messaggio è cambiato dal messaggio originale della croce, del sangue, del ravvedimento e santità a un altro messaggio. To a convenient message. A un messaggio convenevole. To un messaggio dolce. Un messaggio dolce. To the extent. Al punto che. That some pastors in Europe now don't even rebuke sin. Che addirittura alcuni pastori in Europa adesso non rimproverano più il peccato. In spagnolo they say ellos no reprender pecado. I don't know which language. In spagnolo dicono essi non riprendono più il peccato. The original gospel we got from the Lord. Il Vangelo originale abbiamo preso dal Signore. Is a gospel that rebukes sin. È il Vangelo che rimprovera il peccato. And when you rebuke sin, e quando tu rimprovera il peccato, you help the church. Aiuti la chiesa. You prepare the church. Prepari la chiesa. For the coming of the Messiah. Per il ritorno del Messia. He say, egli sta dicendo that when you look at the practice at the pulpit in Europe now, quando tu osservi la pratica dal pulpito in Europa ora, then you know that that restoration he's talking about must be in two forms. E allora si scopre che quella restaurazione che egli sta parlando deve essere in due fasi. Before I go to scripture, prima di andare in scrittura, then you know, e allora tu sai that there must be restoration of the word being preached at the pulpit, che ci deve essere la restaurazione della parola che viene predicato al pulpito. And number two, è il punto numero due, the restoration of the practicantes, sacerdotes, licenciados that are practicing at the pulpit. E poi ci deve essere anche la restaurazione dei predicatori, dei sacerdoti che sono al pulpito. Of the priesthood, del sacerdozio. And God is justified. E Dio è giustificato. If it is true that there is abortions in the church in Europe, God is justified. Se è vero che c'è aborto in chiesa in Europa, allora Dio è giustificato. If it's true that there are gay-friendly churches in this country, God is justified. Se ci sono chiese che approvano l'omosessualità in questo paese, allora Dio è giustificato. If it is true that women are dressing the way the world dresses in the church, God, my God, is justified. Se è vero che le donne stanno vestendo come le vestono le persone nel mondo, nella chiesa, allora il mio Dio è giustificato. Hallelujah. Hallelujah. If it is true, se è vero, that there are false prophets
practicing at the pulpit in the church in Europe, God is justified to replace it. Se ci sono falsi profeti che stanno praticando nella chiesa in Europa, allora Dio pulpito. È dal pulpito Dio è giustificato di fare questo. If it is true that there are false apostles preaching a modern gospel, a liberal theology at the pulpit in Europe, my God is justified. Se è vero che ci sono falsi apostoli che stanno predicando un falso vangelo, teologia liberale in Europa, il mio Dio è giustificato. Hallelujah. Hallelujah. So I want a step by step to begin this process. Io voglio cominciare un passo alla volta di cominciare questo processo. Let us handle the restoration of the word at the pulpit to prepare the nations of Europe for the coming of the Messiah. Trattiamo la restaurazione della parola del pulpito per poter preparare le nazioni dell'Europa per il ritorno del Messia. You know too well. Voi sapete molto bene that many times, for example, che tante volte, per esempio, if you have a bridge that has collapsed, se c'è un ponte che è crollato, or a building that collapsed, oppure un edificio che è crollato, or a tower that collapses, oppure una potenza che è crollato, and you want to restore that tower in this country, e tu vuoi restaurare quel torre in questa nazione, and you call an engineer, e tu chiami un ingegnere, and you tell him, please, can you restore for us this bridge to what it was? E tu dici a questo ingegnere, puoi restaurare questo ponte come era prima? You know that the first thing they will ask you is, can you give me the blueprint, the drawings of this bridge, the original drawings? Sapete che la prima cosa che vi chiederanno è che mi puoi dare il disegno originale di questo ponte, come era il disegno originale? If you give me the original drawings, I'll put it for you back to the original. Se tu mi dai il disegno originale, allora io lo farò come era nel tempo prima. I want us to look at scripture. Voglio che guardiamo la scrittura. And look at the original gospel that the Lord gave us. E guardare il Vangelo originale che il Signore ci ha dato. Then from there, e poi da lì, you are able to check, riusciremo a verificare whether the church in Italy, se la Chiesa in Italia, is preaching the original gospel or they have changed. Sta predicando il Vangelo originale oppure sono cambiati. Turn with me to Revelation chapter 14, people. Andiamo insieme in Apocalisse capitolo 14, popolo benedetto. Revelation chapter 14. Apocalisse capitolo 14. We're going to go step by step, then I will explain everything. Andiamo un passo alla volta e poi spiegherò tutto. Revelation chapter 14. Apocalisse capitolo 14. Once you're there, we read together. Appena siamo lì, leggeremo insieme. In the mighty name of Jesus. Nel nome potentissimo di Gesù. Hallelujah. Hallelujah. Jesus loves you. Gesù vi ama. I wish the many pastors who are sitting there at the end could all unite in the center. I wish that, but you can take what you want. Quanto spero che tutti i pastori che sono seduti lì alla fine potete vedere in mezzo, ma central, potete medio. Centralmente, ma potete fare quello che volete. Don't worry, tomorrow is a major healing service. Non vi preoccupate, domani ci sarà un servizio di guarigione massiccia. Even this night the Lord spoke to me about what visitation is coming tomorrow, tremendous. Anche questa notte, notte scorsa, il Signore mi ha parlato di questa visitazione che sta per succedere, qualcosa di tremendo. Now, ora, turn with me to Revelation chapter 14. Andiamo in Apocalisse capitolo 14. That we may understand the meaning of that vision of the wooden heavenly pulpit, and then replacing the postmodern pulpit in the church. Così possiamo comprendere quella visione, la significanza di quel pulpito di legno, fum, che il Signore ha mandato del cielo per sostituire quell'altro ultramoderno pulpito. Hallelujah. Hallelujah. Revelation chapter 14. Apocalisse capitolo 14. Verses 6 we read together. Da versetto 6 leggiamo insieme. It says, then I saw another angel flying in mid-air. Poi vide un altro angelo che volava in mezzo al cielo. And he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth. E aveva il Vangelo eterno per annunciare quelli che abitano sulla terra. To every nation, a ogni nazione, tribe, tribù, language, lingua, and people. E popolo. This is amazing. Questo è sorprendente.
He's saying, egli sta dicendo, make sure you don't put English up here because they speak, you know that, right? I know Machari and the rest talk to you and Joanne, right? And so, quindi, he's saying, egli sta dicendo, that he saw an angel of the Lord, che vide un angelo del Signore, and the angel of the Lord, e l'angelo del Signore, was flying in mid heaven, like where the sun is. Stava volando in mezzo al cielo dove c'è il sole. And when the angel was flying in that position where everybody can see him, e mentre l'angelo stava volando in quella posizione dove tutti possono vederlo, he was aware that this angel has come from the presence of God the Father. Erano a conoscenza che questo angelo è venuto dalla presenza di Dio il Padre. He was aware that this is the angel of the Lord. Erano a conoscenza che questo è l'angelo del Signore. When somebody has been in the presence of the Lord, quando qualcuno è già stato nella presenza di Dio, look what they look like. Guardate come assomigliano. Eugene, you remember they rebuked you from Kenya this night. They told you you must go back tomorrow. So when somebody has been in the presence of the Lord, quando qualcuno è stato nella presenza del Signore, this is what they must look like. Guardate, questo è ciò che devono assomigliare. Jokes aside, mettendo da parte scherzi. So you can imagine, quindi potete immaginare, that the angel was glowing up there, che l'angelo risplendeva lì. I am talking here. The angel must have been glowing up there. E l'angelo splendeva lì. Eugene, and he must have seen that this angel has come from the presence of the Father. E avrebbero riconosciuto che questo angelo è venuto dalla presenza di Dio Padre. And that angel, when he looked, flying near where the sun is. E questo angelo, guardate, volava in mezzo dove c'era il sole. He says he was carrying the eternal gospel. Dice, egli portava con sé il Vangelo eterno. Eternal gospel. Il Vangelo eterno. A gospel that when you preach to Italy will bring the eternal kingdom of God into their lives. Quel Vangelo che quando predichi in Italia porterà il regno eterno di Dio nella loro vita. That is the gospel we want to see if it's being preached in Italy. Questo è il Vangelo che vogliamo vedere se viene predicato in Italia. And he says, egli dice, that angel was flying up there where everybody can see him. Questo angelo volava in luogo dove tutti potevano vederlo. And he was carrying the everlasting gospel. Egli portava con sé il Vangelo eterno. For all the nations. Per tutte le nazioni. For all the nations. Per tutte le nazioni. For every nation. Per ogni nazione. Every tribe. Ogni tribù. Every language. Ogni lingua. Every people. Ogni popolo. That the gospel that Jesus left when he went, that he left us at the pulpit, is called the eternal gospel. Che il Vangelo che Gesù ci ha lasciato al pulpito si chiama il Vangelo eterno. The gospel that when you preach to Italy will lead the whole nation to the eternal kingdom of God. Il Vangelo che se tu predichi in Italia guiderà l'intera nazione nel regno di Dio. Hallelujah. Hallelujah. And he says, e dice, the angel is carrying that universal gospel. Questo angelo porta con sé questo Vangelo universale. For every nation. Per ogni nazione. Tribe. Tribù. Language and people. Lingua e popolo. And he said in a loud voice. E diceva con voce forte.
Fear God. Temete Dio. And give him glory. E dategli gloria. Because the hour of his judgment has come. Perché è giunta l'ora del suo giudizio. Amazing. Sorprendente. Amazing. Sorprendente. That when the angel of the Lord. Che quando l'angelo del Signore. Has come from the presence of God. È venuto dalla presenza di Dio. Has not consulted any man. Non si è andato a consultare nessun uomo. And is preaching, he begins to preach that gospel independently. E comincia a predicare quel Vangelo indipendentemente. Without any change. Senza alcun cambiamento. And he began to pronounce the eternal gospel. Quando cominciò a pronunciare il Vangelo eterno. The components of the eternal gospel. La composizione, i componenti di questo Vangelo eterno. He say, Eli dice. Fear God. Temete Dio. Fear God. Temete Dio. The fear of God. Il timore di Dio. The precious pastors of Italy. Pastori preziosi dell'Italia. I know. Io so. That the postmodernism of Europe. Che il postmodernismo dell'Europa. Has entered the church. È infiltrato nella chiesa. And many things have changed in the church. E tante cose sono cambiate nella chiesa. But I'm talking here about the original gospel. Ma io sto parlando qui riguardo al Vangelo originale. He calls it the eternal gospel. Egli lo chiama il Vangelo eterno. And he says. E egli dice. Restore it back. Tell them to put it back. Di a loro di restaurarli, di a loro di rimetterlo al suo posto. And that when that gospel. E che quando quel Vangelo. Is going to be preached by a pastor in Italy. Sarà predicato da un pastore in Italia. He say. Egli dice. The first pronouncement must be the fear of God in the order of priority. La prima parola che gli devi dire nell'ordine di priorità è temete Dio. In the order of priority, pastors of Italy. Nelle ordine di priorità, pastori d'Italia. In other words, he's saying. In altre parole, sta dicendo. That if you preach the eternal gospel in Italy. Se tu predichi il Vangelo eterno in Italia. The deliverables, the things the gospel must deliver in the church, deliver into the life of the believer. Le cose che la chiesa, questo Vangelo devi dare, trasferire nella chiesa, nel popolo e nella chiesa. Liberare. Into the life of the Christian. Nella vita dei cristiani. And he say. E egli dice. Everybody sit down. Tutti voi accomodatevi. Everybody sit down. Tutti voi accomodatevi. Sentati per favore. The Chinese church, sit down. Sedetevi per favore. Listen to me. Ascoltate. That when you begin to preach the eternal gospel, the true gospel that Jesus left at the pulpit. Quando tu cominci a predicare il Vangelo eterno, quel Vangelo vero che Gesù ci ha lasciato al pulpito. Not yet adulterated. Non c'è un altro messaggio. He came with it right from the Father. Egli è venuto lì dalla presenza del Padre. He made no consultation with man, no, with the professor of theology. No consultation. Non si è andato a consultare nessun uomo. Non si è andato a consultare nessun professore della teologia. He did not write a book to change it, to make it synthesizable. Not at all. Non ha give it puro, pure. Non ha scritto un libro per cambiare alcune parole. No, l'ha dato come era, puro e puro. He say, Eli dice that when you preach that gospel, che quando tu predichi quel Vangelo in the order of priority, nell'ordine di priorità, the first thing it must deliver into the land of Italy is the fear of God. La prima cosa che egli deve dare nella vita in Italia è il timore di Dio. Timore di Dio. The moment of truth is here. Il momento di verità è qui. I have seen the coming of the Messiah. Io ho visto la venuta del Messia. We must prepare a holy church for the Messiah. Dobbiamo preparare una chiesa santa per il Messia. He did not say. Egli non ha detto. Dios es amor. Dios es amor. God is love. God is love. No. Non ha detto Dio è amore.
Dio è amore, Dio è amore, Dio è amore. No. No. Hallelujah. Hallelujah. He did not say, Dios te ama, God loves you, God loves you. God, no, no, not at all. Non ha detto, Dio ti ama, Dio ti ama. Assolutamente no. He said, egli disse, that if you are to preach the original gospel, the eternal gospel, that God left at the pulpit when he ascended, he says, the first thing it must proclaim and pronounce in the life of the church is fear of God, fear of God, fear of God. Temor de Dios, temor de Dios, temor de Dios. Timore di Dio, timore di Dio, timore di Dio. Dice, se tu devi predicare, la prima cosa che il Signore ci ha lasciato al pulpito quando è salito in cielo, devi dire il timore di Dio, il timore di Dio, il timore di Dio. And if you travel the world like I do with this announcement, e se tu viaggi ovunque nel mondo come faccio io con questo annuncio, then you just enter the country. E tu appena entri in un paese, solamente entrare. Entri in un paese, and you look at the condition of the church. E tu guardi che nessuno ha mai parlato loro del timore di Dio. Il Vangelo eterno non è stato predicato lì. Quando tu viste Cordero de Dios, and then you see that no, ellos no tiene temor de Dios, you can tell no eternal gospel has been preached to them. Quando tu vedi le pecore di Dio senza il timore di Dio, vedi che nessuno ha mai predicato il Vangelo eterno a loro. Hallelujah. Hallelujah. The moment of truth. Il momento di verità. And he said, egli dice, that today, che oggi, what is lacking most in the church in Europe, ciò che manca davvero tanto nella chiesa in Europa, is the fear of God. È in Europa. Is the fear of God. È il timore di Dio. Falta. Hanno, manca. It is lacking in the church. Manca nella chiesa. If there is anything the sheep of Christ are lacking in their lives in this Europe, it is the fear of God. Se c'è qualcosa che le pecore di Cristo mancano nella loro vita in Europa, è il timore di Dio. The church in Europe lacks the fear of God. La chiesa in Europa manca il timore di Dio. That's why you can find gay friendly churches where the gay community have their own church. Ecco perché si può trovare le chiese che sono amicizie con gli omosessuali, e anche gli omosessuali possono avere la loro chiesa in this country. In questo paese. That's why you can find abortions in the church. Ecco perché si può trovare aborti nella chiesa. Lack of the fear of God. Mancanza del timore di Dio. The church in Europe, la chiesa in Europa, the sheep of Christ, they go for secular movies. They watch it. Le pecore di Cristo vanno a vedere i film mondani, vanno a guardare. They watch secular movies like the world. Guardano i film mondani come le persone del mondo. With all the immorality, con tutta l'immoralità, con codicia sexual, con immoralità sessuale, lack of the fear of God, mancanza del timore di Dio. When you look at a church in Europe here, you can tell whether the pastors are preaching a modern gospel or they are preaching the eternal gospel, the original gospel. Quando guardi la chiesa in Europa qui, puoi vedere se i pastori stanno predicando il Vangelo eterno oppure stanno predicando il Vangelo moderno. Hallelujah. Hallelujah. In Europe today, in Europa al giorno d'oggi, you also have liberal theology. C'è anche la teologia liberale. Liberal theology. Teologia liberale. And the Lord is saying, e il Signore sta dicendo,
that this is the hour, che questo è l'ora, at which the announcement of the coming of the Messiah is being made, nel quale l'annuncio riguardo il ritorno del Signore viene fatto. Therefore, quindi, the senior pastors, i pastori maggiori, you are the leaders of this land. Voi siete il leadership di questo paese. Everybody sits under your teaching. Tutte le persone si siedono al vostro insegnamento. He's saying, egli sta dicendo, you are the ones who must now put back the fear of God into the Christian worship experience. Siete voi che dovete rimettere lì il timore del Signore nello stile di vita, esperienza cristiana nell'adorazione. In this land. In questo paese. And he's saying, egli sta dicendo, the fear of God, il timore di Dio, means to honor God, significa onorare Dio. He's saying, when you look at the way women dress in the church in Europe, dice, quando guardi come le donne si vestono nella chiesa in Europa, you can tell that nobody has told them about the fear of God. Si può dire che nessuno gli ha mai parlato riguardo al timore di Dio. This is serious. Questo è serio. The Messiah is coming. Il Messia viene. Hallelujah. Hallelujah. And he says that when the angel began to pronounce the eternal gospel, the components of the eternal gospel in the order of priority, fear God, fear God. Dice, quando l'angelo ha cominciato a pronunciare i componenti del Vangelo eterno, era temere Dio, temete Dio. Nell'ordine di priorità, temete Dio, temete Dio. Hallelujah. Hallelujah. And so, quindi, you can check your own church. Potete esaminare la vostra chiesa. And find out if the sheep in your church fear God. E scoprire se le pecore nella vostra chiesa hanno timore di Dio. He says, egli dice, to him, a lui, that is primary. Per lui questo è principale. Number two. Punto numero due. He says, egli dice, again, di nuovo, then I saw another angel flying in mid-air, verse 6. Versetto 6 dice, poi vide un altro angelo che volava in mezzo al cielo. And he had the everlasting gospel to proclaim to those who live on the earth. Recante il Vangelo eterno per annunciare a quelli che abitano sulla terra. To every nation, a ogni nazione, and tribe, tribù, and language, lingua, and people, e popolo. And he said in a loud voice, egli diceva con voce alto, fear God, temete Dio. And number two, give him glory. E punto numero due, dategli gloria. Alleluia. Alleluia. The Lord is saying, il Signore sta dicendo, that if you start to preach the eternal gospel, the everlasting gospel in the church in Italy now, se tu cominci a predicare il Vangelo eterno, il Vangelo che dura per sempre nella Chiesa di Dio in Italia, ora, the second thing it must deliver in the lives of the Christians is giving glory to God with their lives. La seconda cosa che devi trasmettere nella vita dei cristiani è dare gloria a Dio con la propria vita. In other words, in altre parole, before they do anything, prima di fare qualunque altra cosa, they will ask, chiederanno, how does this give glory to God? Questo come può dare gloria a Dio? Hallelujah. Hallelujah. How does this phone call give glory to God? Come fa questa telefonata da gloria a Dio? How does this dressing give glory to God before you step out of your house? Come fa questo vestito dare gloria a Dio prima di uscire dalla tua casa? He says, egli dice, they will center their lives on giving glory to God. Centralizzeranno la loro vita nel dare gloria a Dio. In other words, in altre parole,
He's saying that the eternal gospel, dice il Vangelo eterno, that God is saying, go tell the pastors of Italy to put back, to restore. Che Dio sta dicendo, vai a dire ai pastori in Italia di restaurare, di rimettere al suo posto. He saying that gospel, dice quel Vangelo, will tell the church, dirà alla chiesa, that you are not on your own, che non appartenete a voi stessi. You are purchased by the Lord. Siete stati acquistati dal Signore. Therefore, honor God with your life. Quindi onorate Dio con la vostra vita. Glorify God with your life. Quindi glorificate Dio con la vostra vita. Because a price was paid. Perché un prezzo è stato pagato. But today, ma oggi, if you look at the church in this land, se guardiamo la chiesa in questa nazione, they live like free spirits. Vivono come spiriti liberi. They can do what they want. Possono fare ciò che gli pare bene. But God is saying, ma Dio sta dicendo, the fear of God, il timore di Dio, and giving God glory with your life, e dando gloria a Dio con la tua vita. That is what the eternal gospel must deliver into the church in Italy for the church to prepare for the coming of the Messiah. Questo è ciò che il Vangelo eterno deve dare alla Chiesa di Dio in Italia per preparare per il ritorno del Messia. And he says, e egli dice, he says, egli dice, the reason for fearing God and giving him glory, il motivo per temere Dio e dare gloria a Dio, is because the hour of his judgment has come. È perché è giunta l'ora del suo giudizio. He's saying, egli sta dicendo, that if you set out as pastors in this land, se voi cominciate come pastori in questo paese, and you say we are going to preach the eternal gospel to bring the eternal kingdom of God to these people, dicendo che noi predicheremo il Vangelo eterno, il regno eterno di Dio a questo popolo, to bring the eternal kingdom of God to these people, di portare il regno eterno di Dio a questo popolo. He's saying, egli sta dicendo, then immediately, e allora immediatamente, that gospel, quel Vangelo, must tell the church, the modern church in Europe, deve dire alla chiesa, la chiesa moderna in Europa, that God, che Dio, judges sin, giudica peccato, that God, che Dio, he judges sin, giudica peccato. In spagnolo they say, Señor juzga pecado. In spagnolo si dice, il Signore giudica il peccato. Oggi, some pastors in Europe here, alcuni pastori in Europa qui, they say, oh no, dicono, oh no, the sheep, don't push them too much, they have gone through so much. Non devi spingere troppo le pecore, hanno già subito abbastanza. When you don't tell the sheep of Christ that God judges sin, you don't love them, you don't love them. Quando tu non dici alle pecore di Cristo che Dio giudica il peccato, allora non li amate, non li amate. He's saying, egli dice, that when you enter a country, enter a city, che quando tu entri in un paese, entri in una città, you can just look at the condition of the church, puoi solamente vedere la condizione della chiesa, and you can tell whether the eternal gospel has been given to these people, e puoi dire se il Vangelo eterno è stato dato a questo popolo. If you see them fearing sin, fearing sin, se vedi loro che hanno timore, paura del peccato, paura del peccato, from sin, si separano dal peccato, distancing themselves from sin, si allontanano dal peccato, then you can tell, allora puoi dire, that these people have been told, che questo popolo gli è stato detto, the eternal gospel has been preached here, il Vangelo eterno è stato predicato qui. He's saying, fear God and give him glory. Why? Because God judges sin. Egli sta dicendo, temete Dio, datevi gloria. Perché? Perché Dio giudica peccato. That when you preach the original gospel that Jesus preached, che quando tu predichi il Vangelo originale che Gesù stesso predicò, that gospel must rebuke sin, rebuke sin, rebuke sin. Quel Vangelo devi rimproverare il peccato, rimproverare il peccato, rimproverare il peccato. Jesus rebuked sin. Gesù rimproverò il peccato. Dead.
oggi. In Europe you preach a sweet gospel. In Europa si predica un Vangelo dolce. In fact you pick and choose scriptures. Some scriptures you keep away. Infatti si prende e sceglie le scritture a piacimento. Alcune scritture non vengono toccati. But he say, ma egli sta dicendo that when you preach the eternal gospel to this nation, che quando tu predichi il Vangelo eterno a questa nazione, that gospel must tell them the following. Questo Vangelo deve dire i seguenti a loro. That God, che Dio, he changes not. Non cambia mai. That God, che Dio, he judges sin. Giudica peccato. That God, che Dio, he judged sin in the garden of Eden. Giudicò il peccato nel giardino di Eden. When Adam and Eve fell, quando Adamo e Eva sono caduti. And that the same God, è che lo stesso Dio, he judged sin, giudicò peccato in the days of Noah, ai giorni di Noè, and he killed the whole world, whole, e ha ucciso tutto il mondo, tutto il mondo, and he remained only with eight people, e sono rimasti soltanto con 8 persone. That God, che Dio, he judges sin, giudica peccato. So stay away from sin. Quindi state lontano dal peccato. Because perché? In the tower of Babel, nel torre di Babele, when they rebelled against him, quando sono ribellati contro Dio, that God, che Dio, he judged sin, ha giudicato il peccato. That God, che Dio, he judged sin in Sodom and Gomorrah, giudicò peccato nella città di Sodoma e Gomorra. When you preach the eternal gospel, quando tu predichi il Vangelo eterno, it must tell Italy, devi dire all'Italia, that God judges sin, che Dio giudica il peccato. He judged it also. He judged it also in the Garden of Eden. He judged it in the Tower of Babel. He judged it in the days of Noah. He judged it also in Sodom and Gomorrah. Egli l'ha giudicato nel giardino di Eden. L'ha giudicato nel torre di Babele. L'ha giudicato ai giorni di Noè. E l'ha giudicato anche nella città di Sodoma e Gomorra. That the Bible is full of God judging sin. Che la Bibbia è piena di Dio giudicare il peccato. Egli l'ha giudicato in Egitto. And he judged it also. E l'ha giudicato anche. When Judah disobeyed God. Quando Giuda disobbedì Dio. And they went to captivity. E sono andati in cattività. He judged it when the northern kingdom disobeyed. Egli l'ha giudicato quando il regno del nord l'hanno disobbedito. He brought the Assyrians. Egli ha portato gli assiriani. That God, che Dio, he judges sin. Giudica peccato. When you preach the eternal gospel, quando predichi il Vangelo eterno, Italy, dirà l'Italia. Stay away from sin. State lontani dal peccato. Perché Geova giudica il peccato. E dirà alla Chiesa that when Jesus went to the cross, che quando Gesù andò sulla croce, God, Dio sin, ha giudicato il peccato. Church, e devi dire alla Chiesa comes, che quando verrà la tribolazione, God, Dio sin, giudicherà il peccato. Vai a dire alla Chiesa che davanti al trono bianco di giudizio Dio giudicherà il peccato nel lago di fuoco. Egli giudicherà il peccato. Dio giudica peccato. Devi dire alla Chiesa moderna in Europa. Se non lo dite a loro, allora non li amate. Alleluia. Egli sta dicendo. Che quel Vangelo deve dire anche la Chiesa che il Messia viene. I shared with you yesterday. Vi ho condiviso con voi ieri the tremendous vision of the Lord of August 24th this year. Di quella tremenda visione di Dio il 24 agosto quest'anno. When by voice he said, quando con la voce egli disse the judgment of God is coming. Il giudizio di Dio sta per venire. The day has been set aside. Il giorno è stato scelto.
And the judge has been appointed. E anche il giudice è stato stabilito. Acts chapter 17, verse 30 and 31. Atti capitolo 17, 30 e 31. He says the following. Dice i seguenti. The book of Acts chapter 17. Atti capitolo 17. Verses 30 and 31. Versetto 30 e 31. He says the following. Dice i seguenti. In the past, nei tempi passati, God overlooked such ignorance. Dio passando sopra quell'ignoranza. But now he commands all people everywhere to repent. Ora comanda ogni popolo dappertutto che si ravvedono. For he has set a day when he must judge the world. Perché egli ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo. With the justice by the man he has appointed. Con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead. E ne ha dato sicura prova di tutti risuscitandoli dai morti. That is serious. Questo è serio. God, Dio, he judges sin. Giudica peccato. And he said, egli disse that when you preach the eternal gospel, che quando tu predichi il Vangelo eterno, when you put it back to the pulpit in Italy, quando tu lo rimetti al suo posto nel pulpito in Italia, that gospel, quel Vangelo must warn the church on the deadliness of sin, the dangers of sin. Devi avvertire la Chiesa su la quanto è pericoloso il peccato, quanto è mortale il peccato. The meaning of the vision of the wooden pulpit from heaven that replaced the modern pulpit. La significanza di quella visione del pulpito celestiale del legno che è venuto dal cielo per sostituire quel pulpito moderno. God saying, Dio disse, put back my message. Rimettete a posto il mio messaggio. He's saying the message preached today. Dice il messaggio che viene predicato al giorno d'oggi. Does not cause the Christians to be convicted of sin. Non causa i cristiani di essere compunti del peccato. It makes the Christian live in church comfortable with sin. Vi fa sì che i cristiani, la Chiesa, confortevole con il peccato. If you try to rebuke sin, they get up and walk away. Se tu cominci a rimproverare il peccato, si alzano e vanno via. That's why you fear to rebuke sin. Ecco perché avete paura di rimproverare il peccato. In Europe, in Europa, when you try to rebuke sin, quando tu tenti di rimproverare il peccato, they will get up and walk away. Si alzeranno e andranno via. In your eyes, proprio davanti ai tuoi occhi. With the wife and children, insieme alla moglie e insieme ai figli. Because they want to crush your heart. Perché vogliono spezzare il tuo cuore. But I have some good news for you. Ma io ho delle buone notizie per voi. That even me, che anch'io, when the Lord sent me, quando il Signore mi ha mandato, and I began to rebuke sin, e ho cominciato a rimproverare il peccato, hanno cominciato a alzarsi e andare via, alzarsi e andare via. But when they do that, ma quando loro fanno questo, do not change the gospel. Non cambiate il Vangelo. Hallelujah. Hallelujah. When they get up and walk away, don't touch the gospel. You tighten more and rebuke sin. Quando loro si alzano e vanno via, non cambiate il Vangelo. Dovete stringere ancora di più e rimproverare il peccato. Until now, look at the crowd. Guardate, fino adesso guardate la folla, immenso, guardate. They saw the power of God. Hanno visto la potenza di Dio. When I did not change the gospel. Quando io non ho cambiato il Vangelo. Look now. Guardate ora. It is full, full, full. È pieno, pieno, pieno. Don't change the gospel. Non cambiate il Vangelo. Because in Europe, perché in Europa, you face intimidation. Affrontate intimidazione. From the sheep. Dalle pecore. Because of postmodernism. Per via del postmodernismo. Intimidation. Essere intimidati. By the sheep. Dalle pecore. If you rebuke sin, they get up, they look at you, they look at the wife.
take the children and walk out. They storm out. Quando tu rimproveri il peccato, loro guardano il tuo voto, guardano la loro moglie, i loro figli, si alzano e vanno via così davanti ai tuoi occhi. The God of the harvest. Il Dio della raccolta. He will fill the house. Egli riempirà la casa. But you cannot change the gospel. Ma non puoi cambiare il Vangelo. Hallelujah. Hallelujah. You cannot. Non puoi. Because in Europe. Perché in Europa. You have taught them another gospel. Avete insegnato loro un altro Vangelo. So they are used to Evangelio dulce. Quindi sono abituato a un Vangelo dolce. And that is what the Lord is saying. Please change it, otherwise they are going to hell. E questo è ciò che il Signore sta dicendo. Per favore cambiatelo, altrimenti andranno in inferno. Don't change it. Non cambiatelo. So he's saying. Quindi egli sta dicendo. That when you preach the eternal gospel in Italy. Che quando tu predichi il Vangelo eterno in Italia. The eternal gospel must deliver the following to the church. Il Vangelo eterno devi trasferire queste cose alla chiesa. Number one, the fear of God. Punto numero uno, il timore di Dio. Number two, giving God glory with your life. Punto numero due, dando gloria a Dio con la tua vita. Number three, that God judges sin. Punto numero tre, che Dio giudica il peccato. Number four, that the Messiah is coming. Punto, and that hour of judgment is near. Punto numero quattro, che il Messia viene e che questa ora di giudizio è vicino. That the church must now prepare for the coming of the Messiah. Che la chiesa ora deve preparare per il ritorno del Messia. Number five. Punto numero cinque. That the consequences of sin put Jesus on the cross. Che le conseguenze del peccato ha messo Gesù sulla croce. Separate from sin. Separatevi dal peccato. And then he says, the first angel. Dice, he says, il primo angelo dice. Again, Revelation 14, blessed people. Di nuovo Apocalisse 14, popolo benedetto. The first angel finishes by saying. L'angelo, il primo angelo conclude dicendo. For the hour of his judgment has come. Perché è giunta l'ora del suo giudizio. Worship him who made the heavens, the earth, the sea and the springs of water. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. He said, egli sta dicendo that the eternal gospel must come out clean and clear. Che il Vangelo eterno deve venire fuori chiaro e puro. That there is only one God worthy of worship. Che c'è soltanto un Dio che è degno dell'adorazione. The God who created the heavens, the earth, the oceans, the animals in there and under the earth. Il Dio che ha creato il cielo, la terra, l'oceano, il mare e tutti gli animali che sono dentro e sotto. That there is nothing like evolution theory. There is nothing like Big Bang. There is nothing like Hinduism, Buddhism, Islam. No, there is only one God. Che non c'è nulla come la teologia del Big Bang, non c'è nulla come la teologia dell'evoluzione, non c'è nulla come Hindu o Kula. C'è soltanto uno unico Dio. Non tiene Dios de Muslima, non tiene Dios de che. There is no other God except Jehovah. Non c'è nessun Dio come Dio del musulmano, non c'è null'altro, c'è soltanto un Dio Jehovah. Because only Jehovah. Perché solo Jehovah is able to create the physical creation and also the spiritual, the new creation. È capace di creare la creazione fisica e anche quella nuova generazione. Egli dice that we need to preach the eternal gospel in Italy, that everybody may receive Jesus. Che dobbiamo predicare il Vangelo eterno in Italia così tutti possono ricevere Gesù. That everybody may turn away from sin and prepare for the coming of the Messiah. Che tutti possano abbandonare il peccato e preparare per il ritorno del Messia. Then he says a second angel. E poi dice un secondo angelo. And remember, all these angels are by design, God's design. The first angel and the second angel, they are delivering the eternal gospel. E ricordiamoci che tutti questi angeli è di proposito specifico, di disegno di Dio. Tutti loro stanno trasmettendo il Vangelo eterno. This is the correction that you must bring to the church. Questa è la correzione che dovete portare alla chiesa.
This is the restoration you must bring to the house of God. Questa è la restaurazione che dovete portare alla casa di Dio. That if you will change the message, è che se voi cambiate il messaggio, and now bring the original eternal gospel, the cross and the blood, e riportare il Vangelo originale della croce e del sangue, the people will be born again properly. Il popolo si nascerà di nuovo in maniera appropriata. And it will change their destino. They will all head to heaven. E cambierà la loro destinazione. Tutti loro andranno in cielo. Hallelujah. Hallelujah. He says, a second angel followed and said, fallen, fallen is Babylon the Great, which made all the nations drink the maddening wine of her adultery. Poi un secondo angelo seguì dicendo, caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino di l'ira della sua prostituzione. He said, egli sta dicendo that the first angel, after pronouncing the eternal gospel, che il primo angelo, dopo aver pronunciato il Vangelo eterno, fear God, temete Dio, give him glory, dategli gloria. God judges sin, Dio giudica il peccato. And he makes it very clear also, e l'ha fatto anche molto chiaro, that there will be different levels of judgment, che ci sarà diverso livello di giudizio. That judgment will be given to you according to how much grace you receive. Che il giudizio sarà dato a te secondo la quantità della grazia che hai ricevuto. That you will be judged. Che tu sarai giudicato according to how much grace you have been exposed to. Secondo quanto grazia sei stato esposto a ricevere. That is serious. Questo è serio. That you will be judged. Che tu sarai giudicato also according to how much you have abandoned yourself to sin. Anche su quanto ti sei abbandonato al peccato. That you will be judged. Che tu sarai giudicato. Also based on how much sinful influence you have had on people. Anche su quanto influenza peccaminosa la tua vita ha avuto sulle persone. Oh yes. Oh sì. After that, dopo questo, he says the second angel came by. Dici, seguì un secondo angelo. Following the other one. Seguendo quello primo. And the second angel said, e il secondo angelo disse, that Babylon is fallen. Che Babilonia è caduta. We don't have time to go all the way to Genesis chapter 11. Non abbiamo tempo per andare lontano in Genesi capitolo 11. To start with Nimrod. Che comincerà con Nimrod. And start walking you into that rebellion. E portarvi a camminare in quella ribellione. All the way to Babylon. Fino a Babilonia. And all the way to the systems of this world that fight God. Fino ad arrivare ai sistemi di questo mondo che lotta contro Dio. And all the way to the symbolism of what is coming in the tribulation, great tribulation. E anche per arrivare ai simboli di quello che sta arrivando nella tribolazione e nella grande tribolazione. But the Lord is saying, ma il Signore sta dicendo, that Babylon is fallen here because Babylon did not obey the instruction of the first angel. Fear God, give him glory. The judgment is coming. Che Babilonia è caduto perché non ha obbedito l'istruzione del primo angelo che dice temete Dio, dategli gloria perché l'ora del suo giudizio sta arrivando. And today's church in Italy, e la chiesa di Dio in Italia al giorno d'oggi, when you look at the church in Italy today, quando osservi la chiesa in Italia al giorno d'oggi, you see a similarity with the fallen Babylon. Si vede un similitudine con la Babilonia che è caduta. Because Babylon is fallen because they did not think it's important to fear God to begin with. Fear God. Perché Babilonia è caduta perché non hanno visto l'importanza di temere Dio. They did not think it's important to fear God. Non hanno pensato che è importante temere Dio. And yet when you look at the Christians in this nation. E poi quando osservi i cristiani in questa nazione. The way they execute their lives. Come eseguono la loro vita? You can tell that they don't think it's important to fear God. Si può dire che non pensano che è importante temere Dio. Babylon is fallen because Babylon did not think it's important to give God glory with their lives. Babilonia è caduta perché Babilonia non ha pensato che è importante dare gloria a Dio con la sua vita.
Look at this world. Guardate questo mondo. Look at the pornography. Guardate la pornografia. Look at what happened in this country yesterday night. Guardate quello che è successo in questa nazione ieri sera. Look at the Halloween celebration they had yesterday. Guardate la celebrazione di Halloween che hanno fatto ieri. They did not think it's important to fear God or give him glory. No, no. They were putting on horns of Satanas and putting blood and what? Look at what happened to this country yesterday. Guardate quello che è successo a questo paese ieri. E indossavano maschere con le corna, mettendo sangue, mettendo le cose nere, perché non pensavano che era importante temere Dio e dare gloria a Dio con la vita. So, quindi, there is a dreadful relationship, a dreadful similarity between the fallen Babylon and your modern day church in Europe. C'è una similitudine scioccante tra Babilonia e che è caduta e Europa al giorno d'oggi, Europa moderna. The modern day church, can you help me? La chiesa moderna al giorno d'oggi. In Europe. In Europa. Babylon is fallen because they did not think God judges sin. Babilonia è caduta perché non ha pensato che Dio giudica il peccato. Look at the pornography industry in this city, in this country. Guardate la industria della pornografia in questa città, in questa nazione. They don't think it's important to fear God or give him glory. They don't even think God judges sin. Non pensano che è importante temere Dio, dare gloria a Dio, addirittura non pensano che Dio giudica il peccato. But when you look at the modern day church in Europe, ma quando osservi la chiesa moderna al giorno di oggi in Europa, it is amazing. È scioccante. It is as though the way they are living, God does not judge sin. È come fosse come stanno vivendo, Dio non giudica il peccato. In fact, infatti, every country you go to, ogni paese che si va, and you look at the church, e guardi la chiesa, it's as though Jesus is not coming back anymore. They are not even preparing. È come fosse Gesù non sta tornando, non si stanno preparando. The second angel by design. Il secondo angelo di disegno, di proposito. By God's design. Secondo il proposito di Dio. He follows the first one. Seguì il primo angelo. And he announces separation. E annuncia separazione. Separation. Separazione. Separation from the world. Separazione dal mondo. God. Dio. He's saying we must put back a separated Christian lifestyle in the church. Dice dobbiamo rimettere una vita cristiana di separazione dentro la chiesa. Is there vita separata? La vita di separazione, vita separata. In the church. Nella chiesa. God is calling the church to separate from the moral decay of the world. Dio sta chiamando la sua chiesa di separarsi dalla decadenza morale del mondo. That's why I am here. È per questo che sono qui. That's why I have come. È per questo che sono venuto. Because he will take a separated church. Perché egli rapirà una chiesa separata. The third angel, il terzo angelo, a third angel followed them and said in a loud voice, seguì un terzo angelo dicendo con una voce alta, meaning by God's design, dice secondo il disegno di Dio, and he says, dicendo, if anyone worships the beast or takes his image or receives his mark on their forehead or on their hand, they too will drink of the wine of God's fury which has been poured out full strength into the cup of his wrath. Dice chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berà il vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira. The Lord is saying, il Signore sta dicendo that Jesus drank the cup on our behalf. Che Gesù ha bevuto quella calice dalla nostra parte. You must teach the church this. Dovete insegnare la chiesa questo. That the cup was so heavy. Che quel calice era così pesante.
that Jesus cried out to the Father. Che Gesù gridò al Padre. He said, "Father, if it is possible, take away this cup." Dice, Padre, se è possibile, toglie questa coppa. The cup of the eternal wrath of God. Quel calice dell'ira eterno di Dio. The Father refused. Il Padre rifiutò. He refused to take away the cup of wrath from Jesus. Egli rifiutò di togliere quella calice dell'ira da Gesù. Because only Jesus can save man. Perché solo Gesù può salvare l'uomo. Because if he does not take the cup, we are finished. Perché se we are finished. Se egli non prende questo calice, noi siamo finiti. Siamo finiti. Jesus had to take the cup. Gesù doveva prendere quel calice. And that cup we cannot understand it in this life. E questa calice non riusciremo mai a comprenderlo bene in questa vita. The substitute death. Quella morte sostitutivo. The cup full of wrath. Quel calice pieno di ira. All the lake of fire that burns eternally. E quel lago di fuoco che brucia eternamente. We may never understand that cup. Non riusciremo mai a comprendere quel calice. But he's saying. Ma egli sta dicendo. That for those that reject the gospel, the eternal gospel. Per coloro che rigettano il Vangelo eterno. Like the modern day church. Come la chiesa moderna. Like the modern day church in Europe. Come la chiesa moderna in Europa. He's saying that those that reject the instruction, the commandamento of the eternal gospel. Dice coloro che rigettano l'istruzione, il comandamento del Vangelo eterno. Fear God. Temete Dio. Give him glory. Dategli gloria. Because his judgment is near. Perché è giunto l'ora del suo giudizio. Il Messia viene. Prepare. Preparatevi. God judges sin. Dio giudica separate il peccato. From sin. State lontano dal peccato. The world system. State lontano dal sistema del mondo. It fights God. Questo sistema del mondo che lotta contro Dio. State lontano da questo. Per coloro che non ubbidiscono questo Vangelo e scelgono un altro Vangelo, un Vangelo moderno, simbolizzato dal pulpito moderno, per coloro che rigettano il Vangelo eterno, guardate ora. Egli dice. The cup of his wrath, full strength, full strength. Quel calice della sua ira, versato puro, versato pienamente puro. The Lord is saying. Il Signore sta dicendo. That in Europe here. Che in Europa qui. You must start teaching the church. Devi cominciare a insegnare la chiesa. That the Messiah is coming. Che il Messia viene. And be careful now. E state attenti ora. You cannot abuse the grace. Non potete abusare la grazia. Because perché? The grace brings the love of God to you. La grazia porta l'amore di Dio a noi. The mercy, misericordia of God to you. La misericordia di Dio a noi. The compassion of God to you. La compassione di Dio a noi. The repentance of God. Il ravvedimento di Dio. And the Lord himself says. E il Signore stesso dice. I do not desire that anyone may perish in the lake of fire. Io non gradisco che nessuno perisca nel lago di fuoco. He says I am slow to anger. Dice io sono lento a ira. And he says. E egli sta dicendo. That please. Che per favore. Make sure you tell the church. Assicurati di dire alla chiesa. That at this time. Che a questo tempo they cannot abuse the grace, non possono abusare la grazia and that the grace will not last forever. E che la grazia non durerà per sempre. That the grace will come to an end. Che la grazia finirà. That is the eternal gospel. He's saying you must put back in Europe. Questo è il Vangelo eterno che dice dobbiamo rimettere a posto in Europa. To tell them. Per dire a loro. That muy muy peligroso to play with the grace, to abuse the grace. Che è molto molto pericoloso abusare, giocare con la grazia. Because perché? Right now he brings grace.
Adesso egli ha portato la grazia, mercy, misericordia, love, amore, compassione, lento, pazienza. But he say, ma egli sta dicendo that when finally the grace is depleted and he stops it, che quando arriva la fine della grazia e si ferma, scade, the cup of his wrath full strength, il calice della sua ira pieno, versato puro, he say, e gli dice the cup that Jesus drank, quel calice che Gesù stesso berò, that if you drink the maddening wine of the adultery of that woman, che se tu bevi questo vino della prostituzione di quella donna, then you must also drink the cup of the wrath that Jesus drank, because you have rejected the substitute death. E allora tu devi bere dal calice che Gesù stesso ha bevuto perché hai rigettato la sostituzione di quella morte. If you reject the eternal gospel in Europe, like the church I know, se tu rigetti il Vangelo eterno in Europa come la chiesa che io so, and you choose a convenient gospel, e scegli un Vangelo convenevole, a gospel that is more than liberal and prosperity or whatever, un Vangelo che è liberale e moderno o prosperità o qualunque altra cosa, he's saying, egli sta dicendo, time is coming, arriverà un tempo when the grace will end, quando la grazia finirà, time, dice a quel tempo, the wrath of God is full, undiluted with mercy, dice l'ira di Dio è versato puro, non è miscolato con la misericordia, undiluted with love, non è miscolato con amore, no more grace, non ci sarà più la grazia, no more repentance, non ci sarà più ravvedimento, no more compassion, non ci sarà più compassione, no more long suffering, non ci sarà più lento, no all'ira, more patience of God, non ci sarà più la pazienza the di Dio, full wrath, la piena you ira. Tell the sheep, dovete dire alle pecore, the Church of Christ in Europe, la Chiesa di Cristo in Europa, that if you play around with the gospel now, the grace, se giocate con il Vangelo ora, la grazia, a time will come, arriverà un tempo when now God must judge you, quando Dio deve giudicarvi. And that judgment is unbearable, e quel giudizio è insopportabile, because it's pure, puro, perché è puro. No mercy. Non ci sarà misericordia. No compassion. Non ci sarà compassione. No love. Non ci sarà amore. No repentance. Non ci sarà più ravvedimento. The eternal gospel. Il Vangelo eterno. That the Lord has sent me to tell you to put back. Che il Signore mi ha mandato di dirvi di rimettere a posto. It must tell the church that. Deve dire a la Chiesa questo. That when you have the grace, take it. Che quando avete la grazia dovete prenderlo. Take the grace. Prendete la grazia. And he says down there, e poi dice in seguenza, which is poured out full strength, che è versato puro, into the cup of his wrath, nel calice della sua ira. They will be tormented by burning sulfur in the presence of the holy angels, e saranno tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli, and of the Lamb of God, e davanti all'agnello di Dio, and the smoke of their torment will rise forever and ever, e il fumo del loro tormento sali nei secoli dei secoli. There will be no night, non ci sarà né notti, and there will be, it says, there will be no holiday, no rest time, dice non ci sarà giorno di riposo, non ci sarà un giorno festivo lì. God is saying, Dio sta dicendo, in this vision of the wooden pulpit from heaven, in questa visione del pulpito del legno dal cielo, to replace the postmodern pulpit, per sostituire questo pulpito postmoderno, God is saying, Dio sta dicendo, that gospel, che quel Vangelo, the eternal gospel you put back, il Vangelo eterno che dovete rimettere a posto, must tell the church in Europe, devi dire alla chiesa in Europa, in Europa moderno, must tell them that there is the lake of fire, devi dire a loro che c'è il lago di fuoco. Jesus preached about hell, Gesù predicò riguardo l'inferno, egli sta dicendo that the Messiah is coming, che il Messia viene. And this is the hour when the pastors in Europe, postmodern Europe, questa è l'ora che i pastori in Europa, Europa postmoderno, must now start preaching the judgment of God and the lake of fire. Devono cominciare a predicare il giudizio di Dio e il lago di fuoco.
And you must tell the church, don't play with sin, because the lake of fire is eternal. E dovete dire alla chiesa, non giocate, non scherzate con il peccato, perché il lago di fuoco è eterno. Hey. Because right now when you look at the church in Europe, perché ora quando guardi la chiesa in Europa, your tears will roll like this. Scorreranno lacrime dai tuoi occhi così. Because you'll see them playing around with sin as though if they enter hell, it's just a short time they'll come out. E poi li vedi come giocano con il peccato, sembra che quando entrano in inferno, dopo poco tempo usciranno dall'inferno. Hallelujah. Hallelujah. The eternal gospel preaches about hell. Il Vangelo eterno predica riguardo l'inferno. The lake of fire. Lago di fuoco. And it says that the lake of fire, everything that enters there never comes out. Dice lago di fuoco, qualunque cosa che entra lì non esce mai più fuori. If you want this nation to populate heaven. Se volete che questa nazione riempi il cielo. If you want this nation, se volete che questa nazione to populate the kingdom of God, di riempire di popolazione il regno di Dio, you must tell them this, dovete dire questo a loro, that the lake of fire, che il lago di fuoco is eternal, è eterno. You must remind them of Luke chapter 16. Devi ricordare riguardo Luca capitolo 16. Verses 19 to 31. Da versetto 19 a 31. Lazarus and the rich man. Lazaro e l'uomo ricco. That when the rich man entered hell. Che quando l'uomo ricco entrò nell'inferno. And he sees Abraham and he sends his prayer request. E vede Abramo e manda la sua richiesta di preghiera. In the prayer request, nella richiesta di preghiera, he does not tell Abraham, please remove me from here. Non dice a Abramo, per favore toglimi da questo luogo. Because he knows, perché egli sa, that everything that enters hell stays there forever and ever. Another name for Jehovah. Dice qualunque cosa che entra nell'inferno rimane lì per sempre, per secoli dei secoli, un altro nome per Jehovah. Only Jehovah has a name called forever and ever. He that lives forever and ever. Soltanto Jehovah ha questo nome per sempre in eterno, colui che vive in eterno. In other words, in altre parole, for as long as the Lord lives, you remain in the lake of fire. Per quanto tempo il Signore vive, tu rimarrai nel lago di fuoco. And we know that the Lord lives forever. E noi sappiamo che il Signore vive per sempre. And ever. E per sempre. That is serious. Questo è serio. You must start preaching about the lake of fire in Europe. Dovete cominciare a predicare riguardo al lago di fuoco in Europa. I know if you start preaching, some will get up and walk away, but don't change it. Continue preaching that. Io so che quando comincerete a predicare questo, alcuni si alzeranno e andranno via, ma non cambiatelo. Continuate a predicare questo. Tighten it. Dovete rafforzarlo ancora di più. That means you are loving the church. Questo vuol dire che voi state amando la chiesa. That means you are preparing the church. Questo vuol dire che state preparando la chiesa. You rather have 1,000 people going to heaven than 10,000 going to the lake of fire. È meglio avere 1,000 persone che vanno in cielo invece di 10,000 che vanno nel lago di fuoco. Hallelujah. Hallelujah. You as a pastor. Tu come un pastore. Your audience is not this. I tuoi ascoltatori non sono questi qui. You are preaching to him. Tu stai predicando a lui. Don't worry about what happens here. Non vi preoccupate di quello che succede qui. If you preach very well to him and you don't change the gospel, se tu predichi molto bene a lui senza cambiare il Vangelo, he will fill the house. Egli riempirà la casa. He will fill the house. Egli riempirà la casa. Hallelujah. Hallelujah. Because the problem in Europe, perché il problema in Europa, is public opinion. È opinioni pubblico. When somebody's or you are preaching, you are checking, you are
WhatsApp, your Twitter, what are people saying? Oppure quando stai predicando, stai guardando il tuo WhatsApp o Twitter, ma cosa dicono le persone? For me, I'm not even in those things. Beh, io non mi trovo neanche in queste cose. I only entered WhatsApp because I found out it's a free phone call. Io ho entrato nel WhatsApp perché so che c'è una chiamata gratis. I don't know Twitter, I don't know Facebook, I've never used them. Io non so Twitter, non so Facebook, non ho mai utilizzato. But public opinion. Ma opinione pubblico. In this church. In questa chiesa. Is big. È grande. You want everybody to love you. Volete che tutti vi amano. How can they love you? Come possono amarti? When in this country here. Quando in questa nazione qui. Abortions, babies are being killed every day. Aborti, bambini vengono uccisi quotidianamente. How can the church love you when you are rebuking they are going to pellicula to the movies? Quando, come può amare la chiesa quando loro vanno a vedere il film mondano? Vanno a vedere. How can they love you when you are rebuking the false apostles, false prophets? Come possono amarti quando tu stai rimproverando i falsi apostoli, i falsi profeti? How? Come? Hallelujah. Hallelujah. And he saying, Eli dice, I want to finish because of time. I've only 10-15 minutes. Eli sta dicendo that based on whether the church or the nation receives the eternal gospel, che in base a questo che la chiesa o la nazione riceve il Vangelo eterno, based on whether a people receive the eternal gospel, basato sul fatto che un popolo riceve un Vangelo eterno, the world will be divided into two. Il mondo sarà diviso in due. I want to read very fast, then I'll explain to you. Voglio leggere velocemente, poi spiegherò a voi. Hallelujah. Hallelujah. From verse 14, please. Da versetto 14 in poi. He says, Eli dice, I looked and there before me was a white cloud, and seated on the cloud was one like a son of man. Poi guardai e vide una nube bianca, e sulla nube bianca seduto uno simile a un figlio d'uomo, with a crown of gold on his head and a sharp sickle in his hand. Che aveva sul capo una corona d'oro, in mano una falce affilata. Then another angel came out of the temple and called in a loud voice to him who was sitting on the cloud. Un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che era seduto sulla nube. Take your sickle and reap, because the time to reap has come. Metti mano alla tua falce e mieti, perché è giunta l'ora di mietere. For the harvest of the earth is ripe. Perché la messa della terra è matura. So he was seated on the cloud, swung his sickle over the earth, and the earth was harvested. Colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta. And another angel came out of heaven. Poi dal cielo. Another angel came out of the temple in heaven, and he too had a sharp sickle. Poi dal tempio che nel cielo uscì un altro angelo, anche egli aveva una falce affilata. Still another angel who had the charge over the fire came out of the altar and called in a loud voice to him who had a sharp sickle. E un altro angelo che aveva potere sul fuoco uscì dall'altare e gridò a gran voce a colui che aveva la falce affilata. Take your sharp sickle and gather the clusters of grapes from the earth's vine. Metti mano alla tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vigna della terra. Because his grapes are ripe. Perché le sue uve sono mature. And the angel swung his sickle on the earth and gathered the grapes and threw them into the great winepress of God. L'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. And threw them into the great winepress of God's wrath. E furono gettati nella grande tino dell'ira di Dio. And he says, e dice, they were trampled in the winepress. Dice, il tino fu pigiata outside the city, fuori della città. And the blood flowed out of the press, rising as high as the horse's bridle. E il tanto sangue uscì che giungeva fino al morso dei cavalli. For a distance of 16 stadia. Per una distesa di 1600 stadi. As we finish, mentre concludiamo, this is what the Lord says. Questo è ciò che dice il Signore. Put back the original gospel to the pulpit. Rimettete lì il Vangelo originale al pulpito. If you go to the book of 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to verse 5, you'll see there the original gospel. Se andiamo a 1 Corinzi capitolo 15 versetto 1 a versetto 5, vedremo lì il Vangelo originale.
that says Christ Jesus came and he died for us on the cross. He was buried and he resurrected. Dice Cristo Gesù è venuto per noi. Egli morì, è stato sepolto e risuscitò. That is the gospel the primitive church preached. Questo è il Vangelo che la chiesa primitiva predicava. They preached Christ Jesus died, crucified, and Christ Jesus resurrected. Predicavano Cristo Gesù morto, crocifisso e Cristo Gesù risuscitato. The Lord is asking that you put back the original Evangelio Antigua, the original ancient gospel, the pulpit. Don't change it. Don't make it modern. E il Signore sta dicendo che dovete rimettere lì a posto il Vangelo antico, il Vangelo eterno, non quello moderno. Non cambiatelo. Egli sta dicendo that if you will accept that eternal gospel, that original gospel, everlasting gospel. Se voi accetterete il Vangelo eterno, il Vangelo originale, il Vangelo eterno, you become the harvest of the earth. E allora diventerete la mietitura della terra. This was the last call at that coming time. Questo era l'ultima chiamata a quel tempo a venire. But this is the same gospel we have. It does not change. Ma questo è il medesimo Vangelo che abbiamo, non cambia mai. And he say, egli sta dicendo that whether you accept or not the gospel, it will divide the earth into two. Che tu accetti il Vangelo oppure no, dividerà la terra in due. That those that accept the gospel, they will go into glory. Che coloro che accetteranno il Vangelo entreranno in gloria. And he says, egli dice that those that reject the gospel, coloro che rigettano il Vangelo, they become the grapes, diventeranno l'uva. In other words, they are also ripe. In altre parole, anche loro saranno maturi. And in Isaiah chapter 63, verse 1 to 5, in Isaia capitolo 63 da 1 a 5, his riding and his garment is tainted with blood. Egli sta cavalcando e i suoi vestiti è macchiato con sangue. And they ask him, why is your garment red? E hanno chiesto, ma perché il tuo abito è tinto di rosso? Like one treading the wine press of the fury of the wrath of God. Come colui che sta pigiando l'ura nell'ira di Dio. And he says, e dice, yes indeed, it was for me the day of vengeance. Dice, per me era il giorno di vendetta. So this is the message the Lord is giving you. Quindi questo è il messaggio che il Signore sta dando qui. Egli sta dicendo that those that accept the eternal gospel, if Italy will accept it and put it back at the pulpit, they enter the kingdom of glory. Che coloro che accetteranno il Vangelo eterno, se Italia accetterà questo Vangelo eterno, lo prenderanno e entreranno nel regno di gloria. But if you reject it, the judgment of God comes and he is crushing the grape. You become the grape, crushing the grapes, and the blood is spattering on himself. E dice, se poi se però rifiutate, allora diventerete come questa uva matura, che sarete pigiati, schiacciati, e il tinto macchierà il suo vestito. And if the harvest is ready, e se la raccolta è pronta, then you know that the latter anointing has also come. E allora sapete che l'ultima unzione è già venuto. Because we know that the first rain is Pentecost. Perché sappiamo che la prima pioggia era Pentecoste. For growing the crop. Per far crescere quello che è stato seminato. But there is a latter rain that prepares the quality of the harvest. Ma c'è l'ultima pioggia che prepara la qualità della raccolta. And if he's saying that the earth is ready for harvest, e se dice che la terra è pronta per essere mietuta, and take the sickle of the gospel and harvest the earth, e prende la falce del Vangelo per raccogliere la terra, then in other words he's saying that the latter glory, the latter anointing has come. E allora in altre parole sta dicendo l'ultima gloria, l'ultima unzione è venuto. But unfortunately, if you get to read 2 Timothy chapter 1, chapter 3, verses 1 to 5. Ma sfortunatamente se leggiamo 2 Timoteo capitolo 3 da versetto 1 a 5, then you find the present day church being described there. E poi si vede la chiesa a giorno d'oggi che viene descritto lì. That having a form of religion in the church but lacking the power. Dice the anointing. Avere una forma di religione, una forma di pietà, ma senza la potenza, senza l'unzione. The Lord is, il Signore sta dicendo, you need the anointing of the Holy Spirit, hai bisogno dell'unzione dello Spirito Santo, to be able to harvest the earth, per poter rammietere la terra. Egli sta dicendo that all the servants of God in the Bible, they needed the anointing of God, che tutti i servi di Dio nella Bibbia avevano bisogno dell'unzione di Dio, to do the work of God, per fare l'opera di Dio. Samson needed the anointing of God, Sansone aveva bisogno dell'unzione di Dio, to do the work of God, per fare l'opera di Dio. Gideon needed the anointing of God,
avevano bisogno delle unzioni di Dio per fare l'opera di Dio. Tutti i profeti della Bibbia avevano bisogno delle unzioni di Dio per fare l'opera di Dio. Anche ora l'unzione di Dio per noi per fare questa opera. Egli sta dicendo, anche Daniele in cattività, per entrare nella gabbia dei leoni, aveva bisogno dell'unzione di Dio, dell'intervento di Dio, della potenza di Dio. Shadrach, Meshach e Abednego avevano bisogno della potenza di Dio per sopravvivere nel fuoco. Quale chiesa è questo che non ha bisogno della potenza di Dio? Anche Gesù needed the power of God. Aveva bisogno della potenza di Dio to do the work. Per fare quell'opera. Egli sta dicendo that even now, look at this now. Che anche ora, guardate adesso. I'll give an example. Vi do un esempio. I'll give an example. Vi do un esempio. In Italy here. Qui in Italia. Yesterday as I was returning from here. Can you stop the movements now? If you find a way of stopping movements, I'll be happy. This is critical now. Set it somewhere and stop it. So, yesterday as I was leaving here, entering where we are staying. Ieri mentre stavo uscendo qui, entrando dove stiamo alloggiando. And then a lady came and she was walking out. Una donna è uscita, stava camminando. And she was in a hurry. Era in fretta. I was with all this team. Io ero insieme a questa squadra. Then I told her, my daughter, ho detto, figlia mia, how are you? The Lord bless you. Come stai? Il Signore ti benedica. Oh, she stopped. E si è fermata. And she looked back. E si è guardato indietro. E poi stavano traducendo per me. Ho detto, posso pregare per voi? Can I pray for you? Posso pregare per te? She said, wow, lei ha detto, wow, that is kind of you. Questo è benevole dalla tua parte. And then I found that she was ready for prayer. E ho visto che lei era pronta a ricevere la preghiera. And she said, e lei disse, what message have you brought to this country? Qual è il messaggio che hai portato a questa nazione? Is it a good message? È un messaggio buono? I said it's both good and bad. Ho detto è entrambi un messaggio buono ma anche quello cattivo. Because on one hand I see revival, I see the coming of the Messiah. This nation must prepare with revival. Perché ho detto da una parte ho visto il risveglio, ho visto la venuta del Messia e questa nazione deve prepararsi nel risveglio. And the other side I see an earthquake coming. E dall'altra parte vedo anche un terremoto venire. Judgment. Giudizio. But what amazed us together, ma ciò che ci ha sorpreso tutti noi insieme, she said, lei disse, ready for anything now. Beh, io sono pronto a qualunque cosa adesso. For what I've gone through, I'm ready for anything. Per quello che io ho subito, io sono disposto, pronto a qualunque cosa. Jesus, I'm ready to try anything. Se tu mi guida Gesù, io sono pronto a accettare tutto. And we led her to the Lord. E l'abbiamo guidata al Signore. The harvest is ready. La raccolta è pronta. And the Lord is looking for workers, harvesters. E il Signore sta cercando lavoratori, coloro che andranno a mietere. That will take the sickle of the grace, the sickle of the gospel. Che prenderanno la farcia della grazia, la farcia del Vangelo. E raccogliere, mietere. The fields are ripe. I campi sono pronti. But the workers are few. Ma i lavoratori sono pochi. That kind of answer tells you people are ready for Jesus. Quella tipologia di risposta significa che le persone sono pronti per Gesù. And we led her to the Lord and then we told the pastor to get the phone contact and baptize her. E abbiamo guidato al Signore, abbiamo detto pastore prendi il suo contatto e che lei sia battezzata. After going through COVID. Dopo aver attraversato COVID. Global economic crisis. Crisi economica globale. Earthquakes and what have you. Terremoto e tutte le altre cose. The wars. Le guerre. People are ready. Le persone sono disposti. They're ready to try Jesus. Sono pronti a mettere a prova anche Gesù. Because they are now looking for solutions. Perché ora stanno cercando soluzioni. Allow me just finish. Allow me finish something very important. Lasciatemi concludere con qualcosa di molto importante. The Lord is saying. E il Signore sta dicendo. That it is amazing that when the harvest is ready for the kingdom of glory, then the judgment is also ready for those that reject the gospel. Che è sorprendente che quando la raccolta è pronto per il regno di gloria, anche la raccolta per il giudizio è pronto. It's amazing. È sorprendente. In Titus chapter 2, allow me. In Titus chapter 2. In Tito capitolo 2.
2, capitolo 2, lasciatemi. The book of Titus, chapter 2, I'm finishing in a nice way, please. Tito capitolo 2, sto concludendo con questo. In maniera muy bien, muy con una maniera molto bella. Every word, especially the healing service, you have to translate every, otherwise you give it to him. Every word. Yes, because my Lord. The Lord is speaking. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, my son Godfrey. Thank you. Titus chapter 2. Tito capitolo 2. Turn with me there. Andiamo lì insieme. Hallelujah. Hallelujah. What Jesus wants you to put back to the pulpit in this country. Ciò che Dio Gesù vuole che noi rimettiamo al pulpito in questa nazione. How Jesus wants you to restore the church. Come Gesù vuole che noi restauriamo la chiesa. How Jesus wants you to prepare the church. Come Gesù vuole che noi prepariamo la chiesa in questa nazione. Verse 11 he says. Versetto 11 dice. The eternal gospel. Il Vangelo eterno. The true gospel. Il vero Vangelo. He says, for the grace of God has appeared. Dice infatti la grazia di Dio si è manifestata. That offers salvation to all people. Questa grazia che offre la salvezza a tutti gli uomini. In other words, the eternal gospel of God, when you preach, it brings salvation to all people. No wonder the angel is preaching the universal gospel there to all nations, the universe. Dice il Vangelo eterno quando viene predicato offre la salvezza a tutte le persone, per questo che l'angelo da quella posizione sta predicando a tutto il popolo universale. And he say, egli sta dicendo that the eternal gospel when you preach it brings the true grace to the church. Che il Vangelo eterno quando voi predicate porta quella vera grazia alla chiesa. That brings salvation. Che porta la salvezza. He say, dice that only the eternal gospel brings salvation. Che soltanto il Vangelo eterno porta la salvezza. That only the eternal gospel brings the true grace. Che soltanto il Vangelo eterno porta quella vera grazia. And he's saying, no movement, per favore, no movement. Niente movimento per favore, niente no movimenti, movement. Niente movimenti per favore. Verse 12, Titus chapter 2. Tito capitolo 2 versetto 12. That eternal gospel, that true gospel. Dice quel Vangelo eterno, quel Vangelo vero. He says. Dice. It teaches us to say no to ungodliness. Ci insegna a rinunciare alle impietà. And to say no to worldly passions. E dire no a passioni mondane. And it teaches us to live a self-controlled life. E ci insegna a vivere una vita moderatamente. Upright life. Giusto. And godly life. E in modo santo. In the present age, however difficult it is. In questo mondo presente, nonostante quanto è difficile. He's saying. Egli sta dicendo. That when you will decide as pastors, you say now, the Lord has given us a message, we are going to change, we are going to prepare the church. If you will decide in this country. Se voi deciderete come pastori dicendo, beh, il Signore ci ha dato un messaggio e adesso noi andiamo a cambiare. Se voi deciderete come pastori in questa nazione. That now you want to preach the gospel that prepares the nation for the coming of the Messiah. Che volete predicare il Vangelo che prepara le nazioni per il ritorno del Messia. And you preach the eternal gospel. E predicate il Vangelo eterno. It will bring forth it will expose the false gospel. Porterà fuori, esporrà alla luce il Vangelo falso. If you preach the eternal gospel, se tu, the true gospel, the everlasting gospel, the universal gospel. Se tu predichi il Vangelo eterno, il Vangelo vero, il Vangelo universale. It will deliver the true grace of God. Porterà quella vera grazia di Dio. And that true grace of God will expose the false grace. E quella vera grazia di Dio esplorerà, porterà alla luce quella grazia that in so doing, che facendo così the eternal gospel, il Vangelo eterno will question the modern gospel in Europe. Farà domandare il Vangelo moderno in Europa. Will ask them, which gospel is that you received which is permitting you to sin? Chiederà a loro, ma quale Vangelo avete ricevuto che vi permette a peccare? Sta dicendo
the vision of the wooden pulpit that replaced the postmodern pulpit. La visione di quel pulpito di legno che ha sostituito quel pulpito postmoderno. God saying, put back my original message. Dio sta dicendo, rimettete lì a posto il mio Vangelo originale. God saying that if you change my message, no, I must. It's not my message anymore. Quando Dio dice, se voi cambiate il mio messaggio, allora non è più il mio messaggio. Egli sta dicendo that the true gospel, the eternal gospel that the angel is pronouncing up there, he's doing it independently without public opinion. Che il Vangelo eterno che l'angelo sta pronunciando da lì, lo sta facendo lì indipendentemente senza opinioni pubblico. And he's pronouncing it. E sta pronunciando questo independently. Indipendentemente. And when he pronounces it, e quando egli lo pronuncia, it exposes the false gospel. Porta alla luce il Vangelo it falso. Exposes the false grace. Porta alla luce la grazia falsa. Because he says, perché egli dice that the true gospel brings the true grace. Che quel vero Vangelo porta la vera grazia. Which teaches the church, che insegna la Chiesa to avoid sin, di evitare il peccato e scegliere una vita di pietà, una vita santa, una vita giusta, una vita di ravvedimento. Alleluia. Serio. So he's saying, quindi egli sta dicendo, let us put it back. Rimettiamoli a posto. And he says, he goes on to say, e va avanti dicendo, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli dice that when you start putting back and preaching the eternal gospel, it will tell the church in Europe, the church in Italy, that the Messiah is coming. Che quando cominciate a predicare il Vangelo eterno, cominciate a mettere il Vangelo eterno al pulpito, comincerà a dire alla Chiesa in Europa e in Italia che il Messia viene. While we wait, the Messiah is coming. Wait for him. Mentre aspettiamo, il Messia viene. Aspettatelo. Because he's coming to take only those who are waiting for him. Perché egli viene a prendere soltanto coloro che lo stanno aspettando. So when you enter a country and you see the church is not preparing. Quindi quando tu entri in una nazione e vedi che la chiesa non sta preparando, then you know there is a problem. Allora tu sai che c'è un problema. Like Italy now. Come l'Italia ora. And he goes on to say. E va avanti dicendo. Who gave himself for us to redeem us from all wickedness? Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità. And purify unto himself a people that are his very own, eager to do what is good. E purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. He said. Egli sta dicendo that the eternal gospel, che il Vangelo eterno, sent us repentance in the church. Metti al centro ravvedimento nella chiesa. Entro the iglesia. Dentro la chiesa. Because perché? It will purify the church. Purificherà la chiesa. For Jesus. Per Gesù. And so the Lord is saying. Quindi il Signore sta dicendo that this continent, che questa continente, became sophisticated. È diventato sofisticato. They became ultramodern. Sono diventati ultramoderno. And that modernismo, e questo modernismo, slowly entered the church. Gradualmente si è infiltrato nella chiesa. The Lord is saying, il Signore sta dicendo, that when you look at the lives of the European today, che quando osservi la vita degli europei al giorno d'oggi, some of them, if you look at the bandera, the flag, it has a cross. Alcuni di loro, quando guardano le loro bandiere, queste nazioni, c'è una croce nella loro bandiera. Una croce. Una croce nella loro bandiera. And you can tell that these people began as Christians. Si può dire che questo popolo hanno iniziato come cristiani. A cross. Una croce. But over time, ma nel periodo di tempo, there has been compromise. Ci è stato compromesse. Compromise in the lives of the European.
compromesse nella vita degli europei. Such that in modo tale che the Christian values have been slowly diluted. I valori cristiani gradualmente sono stati annacquati. If you look at the original European families, they worshipped, they feared God, they brought the gospel to Africa. Se guardiamo famiglie europee originalmente, loro adoravano Dio e portavano il Vangelo in Africa. Hallelujah. Hallelujah. They found Africans worshiping river, lake, mountain. They said, no, we have brought the gospel. Jesus has died and resurrected. Hanno trovato africani adorare fiume, acqua e montagna. Hanno detto no. Adorare elefante. Hanno detto no. Cosa? No. No. We need to go back. Dobbiamo ritornare. The prophets of the Lord. I profeti del Signore. They are not a joke. Non sono uno scherzo. Even just the interaction with God himself soltanto, is unbelievable. Soltanto come essi interagiscono con Dio è incredibile. Even when I told you that this past night he again spoke with me about the healing service tomorrow. I did not give you the details. The details are unbelievable. It's very close proximity, close contact. Quando io vi ho detto che anche stamattina, che ieri notte egli è venuto a parlare con me riguardo il servizio di cura di domani, non vi ho dato i dettagli. The details, if I give you, to shock you. Se vi dovesse dare i dettagli vi sorprenderà. Including taking the leaf of the tree of life by hand and giving me by hand like this. Incluso prendere fogliame dell'albero della vita con la propria mano e dare in mano così. The leaves of the tree of life in eternity. E fogliame dell'albero della vita di eternità. The prophet of the Lord is not a joke. Il profeta del Signore non è uno scherzo. We need to clean out the compromise at the pulpit in the church in Europa. Dobbiamo pulire le compromesse nella Chiesa di Dio in Europa. We need to clean it out. Dobbiamo pulirlo, toglierlo. Lord is saying, il Signore sta dicendo, the Messiah is coming. Il Messia viene. And time is over. E il tempo è scaduto. And he's saying, egli sta dicendo, that this is the hour for Italy. Che questo è l'ora per l'Italia.
Hallelujah. Hallelujah. This is the hour for Italy. Questa è l'ora per l'Italia. Don't miss this moment. Non mancate questo momento. I just want to run through something in 2 minutes. Just 2 minutes. Voglio attraversare una cosa in 2 minutes. 2 minutes soltanto. He's saying, egli sta dicendo. The eternal gospel. Il Vangelo eterno. We have seen it comes from God. L'abbiamo visto che viene da Dio. Focalizzando sul profeta. In that vision, in quella visione, the Lord brought me to the throne room in heaven. Il Signore mi ha portato nella stanza del trono in cielo. Live in the European homes. In diretta nelle famiglie europee, nella casa. Sto dicendo questo. And inside the throne room, e dentro la stanza del trono, the person of God, the Holy Spirit, was standing on my right hand side. La persona dello Spirito Santo stava dalla mia parte destra. He was helping me to describe everything I was seeing there. Egli mi stava aiutando a descrivere ogni cosa che io stavo vedendo lì. I want to leave you with this. Voglio lasciarvi con questo. And then, e poi, as I was there, mentre ero lì, the golden walkway is there. Questo corridoio, cammino d'oro, era lì. Then all of a sudden, e poi all'improvviso, two cherubi of glory. Due cherubini di gloria. I don't know whether you are aware that I have a very serious interaction with heaven. Io non so che siete a conoscenza del fatto che ho avuto seria interagimento con il cielo. And the principals there. E anche i principali che sono lì. Hallelujah. Hallelujah. Time must have changed. Il tempo sicuramente sarà cambiato. But the cherubi of glory came with the ark of the covenant of God, and they were walking like this. E i cherubini di gloria stavano camminando con l'arca di pace di Dio, con la gloria, stavano camminando così. With their heads bowed and sideways. Con i loro capi inchinati e camminavano così. And they took the ark of the covenant and placed it at the throne position. E hanno preso l'arca di patto e l'ha messo alla posizione del trono. A little faster. And when I asked, why are they walking like this? E ho chiesto perché stanno camminando così. Then I was told, because this is the most holy place. E mi è stato detto, questo è il luogo più santo dentro in cielo. And then, e poi, they placed it and each of them went to both sides of the Ark of the Covenant. Sono messi lì e ognuno di loro sono andati di parte dell'Arca del Patto. And then, e poi, after that I was told to kneel down and pray. Dopodiché mi è stato chiesto di inginocchiare e pregare. And so I knelt down next to the golden walkway. Quindi mi sono inginocchiato proprio davanti al corridoio di oro. And I said, e ho detto, I'm not describing other things. Io non sto descrivendo altre cose. I'm not describing God the Holy Spirit himself touching my shoulder and lifting his left hand and I'm lifting my right. I'm not describing many things. Io non sto descrivendo Dio lo Spirito Santo toccare la mia spalla, alzare la sua mano, non sto descrivendo tante altre cose. But I said, Mighty Father, ma io ho detto, Padre potente, I come to you, oggi vengo a te with a lot of praise and thanksgiving, con tante grazie e ringraziamento in the mighty name of Jesus, nel nome potentissimo di and Gesù. When I just mentioned the mighty name of Jesus, e appena io ho menzionato nel nome potentissimo di Gesù, this cloud I called in Kisumu, questa nuvola che io ho chiamato in Kisumu, the cloud that's Jehovah himself, quella nuvola che è Geova stesso, he came from the golden walkway and he came to the mercy seat and gained height very fast. È venuto dal cammino d'oro velocemente come ha descritto il profeta e poi si è appoggiato alla sedia di misericordia e poi è andato su così. And he gained height very fast. E ha preso la velocità così come ha descritto il profeta. Questo è serio. Che qualcuno può apparire in questa era e dire cose del genere. E poi Dio con la sua voce, ci sono tante cose che non sto descrivendo qui. Even the conversation. Anche la conversazione. But he asked me to go and look into the Ark of the Covenant. Egli mi ha chiesto di andare a guardare dentro l'arca di patto. While he is on the Ark of the Covenant. Mentre egli era ancora sull'arca di patto. So when I went, the glory covered me the way it was Central Park. Quindi so quando sono andato lì, there, the glory actually covered me. La gloria mi ha coperto come è successo a Central Park in Nairobi. In the same way it did in Central Park. Ugualmente Central come Park, Nairobi. Ha fatto a Central Park a Nairobi. So the glory, Michael, help him to find Central Park, Nairobi.
Central Park, when the cloud covered me. Central Park, Nairobi. Guardate. Yeah, this one. Questo. Guardate. That is how the glory covered me when he told me to go and look inside the mercy seat. But this is another one. This is a meeting. Questo it's è a meeting in Nairobi. Questo è un incontro in Nairobi. Un reunion. Una riunione. In Nairobi. In Nairobi. So, quindi, when I looked in, I saw the Bible inside the Ark of the Covenant. Quando io ho guardato dentro, ho visto la Bibbia nell'arca di patto. And other things. E altre cose. And then lightning struck the Bible three times. E poi lampi hanno colpito la Bibbia tre volte. Like this, psh, you see white smoke, dreadful, like whitish smoke. Like some kind of dreadful white smoke also. Qualcosa di scioccante, come ha descritto il profeta, un fumo bianco così, lampi tre volte è successo così, come è stato descritto dal profeta. And then an earthquake hit the Ark of the Covenant. E poi un terremoto ha colpito l'arca di patto. So when you hear that the angels have appeared with the eternal gospel there. Quindi quando si sente che angeli sono apparsi lì con il Vangelo eterno lì, then you know where they picked it from. E allora sapete da dove hanno preso questo Vangelo. They picked it right from the inside of the Ark of the Covenant in the throne of God. L'hanno preso proprio dal dentro dell'arca del patto, dal trono di Dio. Listen. Ascoltate. The eternal gospel. Il Vangelo eterno is eternal because it was preordained. Before creation. È eterno perché era pristabilito prima della creazione. In eternity past, deep in there, the Messiah already offered that he is going to die for you. Nell'eternità già passato lì, il Messia si è offerto di morire per before noi. Before creation. Prima della creazione. Nobody can change the eternal gospel. Nessuno può cambiare il Vangelo eterno. When you try to change it, the Lord will abolish the pulpit because it's all trocosa, something else. Quando tu cominci a cambiare, il Signore abolirà quel pulpito perché è un altro messaggio. So we have seen that the eternal gospel comes from above, quindi from heaven, from the Ark of the Covenant. Abbiamo visto che il Vangelo eterno viene dal cielo, viene da dentro dell'arca di patto di Dio. And it is proclaimed to the whole world. E viene proclamato a tutto il mondo intero. And the eternal gospel comes from the eternal Savior. E il Vangelo eterno viene dal Salvatore eterno. And that's why when you offend the eternal gospel, whether you are a church or you are an atheist, the judgment is eternal because it comes from the eternal Savior. The finite man cannot pay the infinite God. Ecco perché il Vangelo eterno, se tu offendi il Vangelo eterno che viene dal Salvatore eterno, perché l'uomo finito non può offendere Dio che è infinito. Ok, quando tu offender, when you offend the eternal gospel, whether you are a modern church or you are an atheist, quando the tu, judgment is eternal. Quando tu offendi il Vangelo eterno, o che sei una chiesa moderna oppure sei un ateo, il giudizio è eterno. Because God the Father is eternal. Perché, he exists eternally. Perché Dio Padre è eterno, esiste per l'eternità. And Jesus the Savior is eternal. E Gesù il Salvatore è eterno. And so you cannot pay him enough. Quindi non puoi pagare abbastanza. So we have seen it comes from heaven from the eternal Savior. Quindi abbiamo visto che proviene dal cielo dal Salvatore eterno. And that the Lord arranged that sequence to deliver the instrument of the eternal gospel. Che il Signore stesso ha preparato la sequenza per dichiarare l'istrumento del Vangelo eterno. Everybody rise up for now. Tutti voi alzavi in piedi ora. Alleluia. It seems Eugene, you have to tell him things like that. Eh? And you see, they rebuked him from Kenya. They said he's not traveling anymore. Even Charles Ephraim rebuked him in the vehicle. Said, no. Randy is smarter, right? Sharper. What is the instrumental? Even strings or something. Don't bring Eugene again into the ministry, please. Eugene failed, so it's the keyboard this side. Hallelujah.
Michael, are you working with Eugene, please, to help us, please? So we can get the instrumental that Eugene loaded from Kenya. That means tomorrow there's no healing service or what? Can you make sure Eugene is on the flight leaving for Nairobi today? So hard. I have a healing service tomorrow. You rather Michael comes here many hours, you cannot do this. Michael, can you give me the Lord, whatever you do, and you will succeed. Children, obey your parents in the Lord, for this is right commandment, is a promise. Amen.
Waiting for right now is the return of the Messiah.